Mi sono sempre chiesto cosa vorresti fare se i soldi non avessero importanza. Cosa faresti della tua vita? È pazzesco pensare che moltissimi studenti dicano vorrei fare il poeta oppure vorrei essere un pittore, ma tanto tutti sanno che così non si fanno soldi. Qualcuno mi ha anche detto io voglio stare all'aria aperta e andare a cavallo. Vuoi diventare un maestro di equitazione? Ho detto io. Beh, questi studenti sono il risultato del nostro sistema educativo. Non giriamoci troppo attorno. Tu, cosa vuoi fare? Quando qualcuno mi dirà cosa vuole davvero fare della sua vita, d'ora in poi gli dirò e fallo, i soldi, lasciali stare. In fin dei conti, la vita è una perdita di tempo se dici che guadagnare bene è la cosa più importante, perché farai cose che non ti piacciono solo per tirare a campare. È semplicemente stupido. È meglio una vita breve ma piena di ciò che ami fare piuttosto che una vita lunga ma vissuta in modo miserabile. E poi, se ti piace davvero quello che fai, nulla esclude che potrai raggiungere dei livelli altissimi. L'unico modo per capire se si è davvero bravi in qualcosa è metterci anima e corpo. Poi potrai anche guadagnare dalle tue passioni, farti un bel gruzzoletto o ciò che ti pare. Non preoccuparti troppo, tutti hanno una passione. Qualunque sia la tua, troverai qualcun altro che la condivide. È stupido perdere tempo a far cose che non ci interessano, così come è stupido trasmettere questo valore ai nostri figli. Stiamo educando i nostri bambini ad avere lo stesso tipo di vita che abbiamo noi. Anche loro magari cercheranno delle scuse ed anche loro magari proveranno una certa soddisfazione nel ripetere le stesse cose ai loro figli e così via. Ecco perché è importante farsi questa domanda. Che cosa voglio fare davvero?